Continuavamo con la stagione e i concerti del Jazz Club, poi nell'81 un noto membro del partito che allora comandava disse: "Guarda che se ne fa ombra jazz". E la contestazione era finita e cominciamo con una nuova formula, concerti a pagamento, perché ai tempi iniziali la musica era nostra e la vogliamo gratis, era uno dei detti. Non è che ci ragionavi molto con quella gente. Io mi ricordo che c'era uno che aveva deciso che mi faceva la guardia a spalle, e allora a quei tempi avevo chiuso il ristorante di mio padre, avevo aperto il vivo, e lo invitavo a pranzo tutti i giorni, mi portava anche qualche amico, poi mi accompagnava al Brufani dove dormivo, perché abitando un pochino fuori Perugia, e tutte le sere mi accompagnava all'albergo e mi diceva: "Ma tu mi devi spiegare come fai a dormire sul letto, no, mi devi spiegare tu come fai a dormire per terra", insomma, tutte le sere. Però era uno che si era messo in mente che mi doveva fare. Poi c'era un altro invece che ce l'aveva un po' con me, ma Racconti quando ti sei quasi rotto il braccio, va. mi costò qualche cosa, perché lo mandai all'ospedale. Perché a quei tempi giravo con un pezzo lì, Con un pezzo, un randellino, sai, quello per far montare i palchi, no? Un tondino. Ma correva più di me, non l'ho mai preso né a Gubbio né a Perugia. Poi una volta capitò nella Hall del Brufani, a me mi avevano insegnato che mena prima, mena doppio, e allora successe così.